Ed è esplosa la passione per il calcio a 11 a Laurenzana, dopo 5 anni di assenza dai campionati FIGC, dalla stagione sportiva 2016-2017. Quest'anno il sodalizio laurenzanese partecipa al torneo di seconda categoria, grazie alla voglia, alla passione e alla determinazione di un gruppo di ragazzi, intenzionati a far rifiorire il calcio a Laurenzana. La squadra è stata inserita nel girone B, assieme ad altre 12 formazioni della Val d'Agri, dell'area del Pollino, della collina Materana e della provincia di Salerno. L'esordio stagionale del Laurenzana non è stato dei più fortunati. L'inesperienza si è fatta sentire parecchio. In Valcamastra ha brindato il Sarconi, che ha calato un poker di reti. In avvio di gara, Laurenzana si rintana nella propria metà campo a protezione dell'area. Da uno dei primi corner del match arriva il vantaggio del Sarconi. Davide Angerami pesca la testa di Jonathan Cirigliano, che la indirizza all'angolo al 13° minuto. Jonathan Cirigliano vola il raddoppio e dal 20° partito sul filo del fuorigioco, deve fare i conti con Vittorio Patania, che chiude la saracinesca opponendosi in angolo. Il Sarconi è decisamente più intraprendente. Al 27° minuto la splendida punizione dal limite dell'area di Davide Angerami si infrange sulla traversa. Vittorio Patania si esalta poco dopo la mezz'ora, sventando il raddoppio ospite sulla giocata di Katalin Pantiru. Al 37° è Costa il Pantiru ad infilare la porta laurenzanese con una precisa stoccata, che si infila all'angolo. 2-0 Sarconi. Sul surto del Laurenzana nel finale di tempo, Giuseppe Casalaspro colpisce male la palla nell'area avversaria e l'occasione sfuma. Nei minuti di recupero della prima frazione di gara, Jonathan Cirigliano fa 3-0 con annessa doppietta personale, lanciato a rete. La ripresa si apre con il Laurenzana più vivace in mezzo al campo e voglioso di riaprire il match. Al secondo minuto la conclusione di Matteo Francolino esce di poco alla destra del palo. Il Sarconi prende nuovamente in mano le redini del gioco e va vicino alla quarta marcatura. Al 34° la botta dalla distanza di Rocco Aieta esalta le doti aeree di Vittorio Patania, che vola all'incrocio dei pali e sventa la minaccia. Al 36° il poker del Sarconi è servito, grazie al colpo di testa di Costa il Pantiru ed all'uscita non impeccabile di Vittorio Patania.